Presidente, oggi e in questi giorni la Camera sta votando una norma che uccide la democrazia. Purtroppo ci giunge notizia dalle agenzie di stampa che è stato inferto dalla Corte Costituzionale, con un atto gravissimo, la fine per la gente, per il popolo, per gli elettori, di esprimersi su un referendum, quello sull'abrogazione della riforma Fornero, una decisione fuori da ogni precedente. La Lega ovviamente ritiene quest'atto gravissimo per la democrazia di questo Paese. State modificando la Costituzione. Questo riguarda, se mi fa finire il ragionamento, direttamente i lavori odierni. E quindi è sull'ordine dei lavori che voglio motivare. Perché qui non viviamo in un mondo parallelo, ma si sta togliendo alla gente la possibilità di votare. E spero che, indipendentemente dalle posizioni politiche di ogni partito, anche di chi ha difeso e votato la riforma Fornero, ci si renda conto della gravità della situazione nel Paese. E dunque io chiedo formalmente che venga immediatamente sospesa l'Aula, perché fatti del genere, mentre si sta votando riforme costituzionali che prevedono anche il referendum abrogativo e questa facoltà per la gente viene eliminata su pressioni politiche fortissime sulla Corte Costituzionale, io credo abbia bisogno di una riflessione da parte dei colleghi, visto che proprio adesso stiamo votando delle riforme che riguardano la Costituzione. Ripeto, chiedo la sospensione e reputiamo questo fatto gravissimo e utilizzeremo ogni mezzo, sia da regolamento che fuori dal regolamento, per sensibilizzare l'opinione pubblica, su fatti che reputiamo inaccettabili in un paese democratico e per un referendum previsto da Costituzione. Ogni precedente, ripeto, non andava in questa direzione. Si è utilizzata la Corte per un atto politico, è inaccettabile.